Buongiorno e buon lavoro, Davide. Assolutamente, buongiorno, buon inizio di settimana. Eccoci qui a leggere insieme, ragionare insieme, partendo dai quotidiani, le notizie delle ultime ore, già nella prima ora, i primi 60 minuti passati insieme in Non-Stop News. Di fatto non c'è stata una telefonata, anzi un paio, ecco, tutto al più, che non andasse a cercare di comprendere i contenuti del DPCM. Titolo del Corriere della Sera, Davide: nuova stretta, ecco tutte le misure. Il Sole 24 Ore parla di semistretta. Tornando al Corriere, Conte: conciliare economia e salute, il MES non è la panacea. Questa è stata una risposta ad una domanda, in realtà, perché poi nell'esposizione ovviamente non c'era spazio, né ci sarebbe dovuto essere, per il MES ieri sera. Allora, Davide, la situazione, la tua lettura, le tue considerazioni. Il MES non è la panacea, ma non esiste la panacea, cioè non c'è nulla che sia risolutivo. Allora, qual è la grande differenza rispetto all'esperienza che abbiamo già vissuto? Ricorderete tutti, passato poco tempo, qualche volta la memoria si appanna, che anche al primo giro ci siamo arrivati con i bar chiudono alle 18, poi pian pianino le cose sono andate. Speriamo che questa volta non sia così. Ma qual è la grande differenza rispetto a loro? La grande differenza rispetto ad allora è che allora noi italiani eravamo avanti, che non era una bella cosa, cioè, normalmente in questo caso era un problema, nel senso che eravamo avanti agli altri europei di 10-15 giorni e da fuori ci guardavano, come dire, chissà dove stanno sbagliando gli italiani, per cui sta succedendo sto casotto in Italia, che qua invece non c'è per il virus. 15-20 giorni dopo stavano nella condizione in cui stavamo noi, e da qui, per l'appunto, tutte le cose che sono state scritte in quella stagione, per cui l'Italia ha anticipato le misure che sono poi state prese a spizzichi, bocconi, negando, non negando, da parte di tutti. Adesso la situazione è capovolta, nel senso che sono altri. Parigi, Londra, a Parigi si chiude alle 21, a Londra si chiude alle 22, già adesso, già da giorni, anche la Spagna, sono avanti a noi di 15-20 giorni sui contagi, e quindi, diciamo, li guardiamo, questa volta guardiamoli per vedere cosa succede da quelle parti. Detto ciò, che quindi, diciamo così, è una situazione generalizzata, si annaspa un po' ovunque, quello che vi colpisce delle nuove misure, la cosiddetta semistretta, sono due cose. La prima: si continua a fare norme, a partorire norme che stabiliscono o indicano cosa io debba fare come cittadino. E ci sto, non le discuto, non le discutevo allora e non le discuto oggi. Ma ce la volete mettere una norma su quello che tocca fare all'organizzazione pubblica, cioè allo Stato? Perché sapete cos'è? Fare la fila per i tamponi è inaccettabile. Tutto qui. I trasporti, in cui a febbraio dicevamo utilizziamo i privati che rimangono fermi, e noi siamo adesso a ottobre, dice, perché per caso utilizziamo i privati che sono rimasti fermi? Questo non è accettabile. Quindi io capisco che bisogna dare delle norme agli altri, però bisogna anche avere delle responsabilità, e a questo proposito qui bisogna decidersi. Se c'è lo stato di emergenza, le responsabilità sono centralizzate. Anche nel centralizzato si possono prendere delle decisioni di chiusure specifiche, locali. Cioè, come fa a Palazzo Chigi a sapersi cosa deve succedere o può succedere in una provincia italiana? E i prefetti servono a quello. Ove mai non si dovesse stabilire che non servono neanche a questo, chiudiamoli. Cioè, voglio dire, fra l'altro le prefetture hanno delle bellissime sedi in Italia, ce le affittiamo come alberghi, prima o poi finisce il Covid e ci mettiamo dei resort. Se no, ci sono i prefetti. Se invece io dico centralizzo le responsabilità, vi dico cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Poi se bar deve chiudere alle 21-22 lo decide il sindaco, questo significa che io mi prendo il potere e lascio agli altri la responsabilità. E non si fa. Andiamo alla prima del Corriere della Sera. I ricchi del mondo ora sono più ricchi, è la data room di Milena Gabbanelli, il pezzo è firmato insieme a Fabrizio Massaro. Con il Covid ricchi del mondo sono diventati ancora più ricchi. Negli Stati Uniti da marzo a settembre il conto in banca di 643 persone è cresciuto di 845 miliardi di dollari, intanto 50 milioni di lavoratori hanno perso il lavoro e 14 milioni sono ancora disoccupati.
Dati esatti, ma che rischiano pericolosamente di falsare la percezione della realtà. Perché io sono sicuro, ma non è che sono sicuro per convinzione personale, perché guardo i sondaggi, che nel mondo sono tutti convinti che da quando è partita la globalizzazione le distanze fra i ricchi e i poveri sono aumentate, che i ricchi sono enormemente aumentati e i poveri forse anche. È vero l'esatto opposto, ma proprio l'esatto opposto. Dal 1990, cioè data in cui possiamo far partire la globalizzazione, cioè le frontiere più porose o addirittura inesistenti per i commerci naturalmente, i poveri nel mondo sono enormemente diminuiti. Oggi ci sono 1,2 miliardi in meno di persone che muoiono di fame, muoiono letteralmente di fame. Ne rimangono all'incirca 700 milioni, che sono comunque troppi, ma sono 1,2 miliardi in meno di quelli che c'erano nel 1990. Nelle nostre società, le società ricche, anche questo bisogna stare attenti, perché se uno guarda i film si convince che nei tribunali italiani si dice vostro onore e che il giudice possa chiamare l'avvocato dell'accusa presso il proprio tavolo. No, cioè, quelli sono un film americano. Allora attenti, perché questo è un film americano. Negli Stati Uniti è vero, alcuni ricchi sono diventati molto più ricchi, però attenzione, i poveri sono diventati meno poveri. Quello che è successo lì, cioè un paese che ha continuato a crescere, è che la classe intermedia, il cosiddetto ceto medio, si è ritrovato sostanzialmente fermo e in qualche modo raggiunto dai poveri che sono diventati meno poveri. E questo ha messo paura. Ha messo paura perché quando vedi i poveri diventare meno poveri, che si avvicinano alla tua situazione di privilegio prima, in qualche modo, o di vantaggio prima, in qualche modo si assottiglia e ti mette timore. Dalle nostre parti, dove invece purtroppo non c'è stata la crescita, quando si cresce aumentano le differenze, ed è un fatto bellissimo, è un fatto estremamente positivo, perché dopo che hai fatto crescere la ricchezza ti poni anche il problema di come redistribuirla. Se non l'hai fatta crescere non c'è niente da redistribuire. Da noi siamo rimasti fermi, i ricchi sono rimasti quelli che erano più o meno, ma soprattutto sono i ricchi che hanno le rendite, perché i ricchi da lavoro, i ricchi da reddito in Italia semplicemente non esistono. Cioè non possono né arricchirsi né impoverirsi, non esistono. Prego guardare le dichiarazioni dei redditi. I ricchi da patrimonio esistono, e come, sono rimasti quelli. Il castello a Vito, se non te lo sei giocato all'otto o a poker, è rimasto lì dove era. I poveri veri li abbiamo importati, cioè non li abbiamo generati a casa, li abbiamo importati da fuori, e il ceto medio è rimasto fermo lì dove era perché il paese non cresceva, e questo crea paura per il futuro. Però questa, perché crea paura per il futuro? Perché tu hai alle spalle una vita nella quale tu e la tua famiglia, la ricchezza è sempre cresciuta. Oh, sono 40 anni che noi siamo sempre in crisi, ma è una balla colossale, cioè la ricchezza è sempre cresciuta. Quando vedi che non cresce più, ti metti paura. Pensare che tutto questo sia provocato dal fatto, confermato da quel titolo, da quel modo, da quell'approccio del data room di Gabanelli, che sia generato dal fatto che in tutto il mondo, e quindi anche qui, i ricchi si sono troppo arricchiti e i poveri si sono mortalmente impoveriti, induce a sbagliare le politiche che devi fare. Anziché fare politiche che servono a creare ricchezza, ti metti in mente che forse è giunto il momento di far trionfare il socialismo. Strada miracolosa per la povertà. Allora Davide, si parla qua e là un po' anche di politica, nello specifico di Calenda che si è candidato a sindaco di Roma, scrive Repubblica, Calenda si candida e sfida il PD, mi sostengano senza primarie. Sì, in bocca al lupo a Calenda, è bellissimo che ci si candidi e che quindi si accetti la competizione democratica, è un fatto molto positivo. Bisogna stare attenti nei rapporti sentimentali alla famosa frase o mi ami o ti faccio a pezzi, perché voglio dire, bisogna anche in qualche modo conquistarsi l'amore e l'appoggio degli altri. Però siccome questa cosa sta sulle prime pagine, sono giorni che se ne parla, allora a Roma si vota fra 8 mesi. Non è che noi possiamo passare da una campagna elettorale all'altra ininterrottamente, cioè viziosamente. Cioè adesso che facciamo? Si votano peraltro non solo a Roma, si vota in altre città importanti, si vota a Milano. Siccome mancano 8 mesi,
Se fosse possibile, visto che c'è il tempo, visto che tra l'altro le candidature formali devono essere poste fra molto tempo, visto peraltro che per esempio a Roma, ma anche a Milano, manca l'indicazione del candidato del centrodestra, che sarebbe un gruppo piuttosto influente, che ha un certo numero di voti, quindi per sapere com'è la competizione aspettiamo un attimo, si potrebbe ingannare l'attesa facendo un confronto fra i programmi. Se ci sono, voglio dire, insomma, cosa pensi del verde pubblico? E non mi dite più verde pubblico, più scuole, più assistenza agli anziani, perché a quel punto dici, io allora ho una proposta. Facciamo che non ne parliamo più e ci vediamo un mese prima delle elezioni, perché così queste scempiaggini durano poco. Prima di tornare alle notizie, ieri io e Davide, mentre eravamo in attesa del DPCM, una domenica ad aspettare il DPCM Conte, insomma parliamone, lo racconteremo ai nipoti un giorno, ci siamo velocemente soffermati, proprio un ricordo ad uno straordinario personaggio, un grande della musica tra l'altro, Alfredo Cerruti, che se n'è andato qualche ora fa. Il papà degli Squallor. Chiunque abbia amato la demenzialità, ma molto intelligente, caro Davide, io vorrei ricordare due album degli Squallor, Mutanda e Arrapao. E sono insomma delle pietre miliari della storia della musica. Te l'ho scritto ieri, quella era l'epoca in cui la demenzialità era intelligente, quella che viviamo è quella in cui l'intelligenza è diventata leggermente demenziale, quindi viva gli Squallor. Non c'è dubbio, tra l'altro Cerruti è stato un grandissimo autore televisivo, sì. Insieme ad Arbore hanno messo esatto. Su insomma pagine di televisione. Volante 1 popolare, Volante 1. Volante 2, bellissimo. Senti Davide, oggi il Messaggero riporta la storia, cambiando di nuovo argomento e tornando al Covid, di questo ragazzo di 33 anni, muore l'influencer del fitness sui social, diceva il virus non esiste, un ragazzo convinto negazionista, fisico scolpito, faceva il preparatore atletico, l'influencer appunto del fitness, è morto proprio dopo aver contratto il virus durante un viaggio in Turchia. Su Instagram condivideva con il suo milione di follower foto in cui sosteneva che il Covid fosse solo una banale influenza, inutili le cure a cui è stato sottoposto. Sì, nel mondo ci sono diversi che poi hanno abboccato a questa cosa. Ci sono quelli che pensano che è tutta una invenzione per fare le strette sulle nostre vite private, sono balle colossali. Purtroppo pur di, e sottolineo per la terza volta, purtroppo questa persona ha dovuto ricredersi, chiedere scusa, perché ma purtroppo è morto di Covid, pur essendo persona piuttosto robusta e apparentemente sana. Mi scrivevano alcuni nostri lettori, e qui faccio appello alla vostra cultura, diciamo, queste cose si superano, perché guarda Ibrahimovic, ha preso il Covid, serve però Giuliani poi qui, sì esatto, ha segnato sì ma mica tutti quanti devono andare all'altro mondo. Vi segnalo una persona straordinaria con un fisico atleticamente straordinario, che è Federica Pellegrini. Beh, magari provate a leggere le cose che sta dichiarando che si sente abbattuta, gli fa male tutto. Passerà, passa, evviva, in bocca al lupo. Certo che passa. E il problema è, naturalmente, quello che diciamo sempre, il problema è qual è la capacità delle strutture sanitarie di fare fronte. Tutta questa roba che cerchiamo di mettere insieme senza sapere esattamente cosa fare in Francia, in Germania, in Italia, serve a non mettere in infarto le strutture sanitarie. Se i posti delle terapie subintensive e intensive fossero infiniti, alla fine uno dice vabbè ragazzi, qualcuno se ne va all'altro mondo comunque, quindi comunque lavoriamo. Ma non è così, non è così, anzi, e lo ripeto per la centesima volta, se anziché dare il numero all'otto dei positivi ci si desse il cruscotto di quante terapie intensive sono disponibili, quante sono occupate e come sono cresciute, a me sembrerebbe un dato più significativo, però mi rendo conto che tutto non si può avere. Grazie a Davide Giacalone, ci ritroviamo come di consueto domani, intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buona radio a tutti.